Quanto costa fare la spesa italiana a Dubai? È un po' un luogo comune che all'estero non si trovano prodotti italiani di qualità. Luogo comune, devo dire, alimentato anche dai tanti expat che quando vanno in Italia poi tornano nel loro paese di residenza con chili e chili di cibo, valigie intere dedicate solo alle prelibatezze culinarie. Io stesso, ad esempio, ho girato un video dove andavo a Napoli e tornavo in 24 ore solo per fare la spesa. In realtà quello è stato più un video sfida che non una reale esigenza di andare a comprare dei prodotti, perché qui si trova veramente di tutto. Invece oggi cogliamo l'occasione di una esigenza quotidiana, quella di andare a fare la spesa con la mia famiglia, per far vedere che è possibile trovare prodotti italiani di qualità anche all'estero, anche qui a Dubai. Hai preso la lista delle cose da comprare? Sì, ho tutto. Ok. Dove andiamo? Qual è? No, Union Cop, 13. Un scan? Sì. Ok. E a volte a prezzi addirittura più competitivi che in Italia. Quindi andiamo a vedere quanto costa fare la spesa italiana. Costo che vedrete alla fine del video, che quindi vi invito a vedere fino in fondo. Prima di partire con la nostra spesa, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e con l'occasione condividete nei commenti qui sotto i prodotti che magari volete scoprire, se ci sono o meno a Dubai e quanto costano, e fatemi sapere quelli che sono i costi dei prodotti che invece oggi andremo ad acquistare nella vostra città. Questo paragone sicuramente aiuterà ad arricchire il contenuto di questo video. Ma adesso andiamo a fare la spesa. Dove ci troviamo adesso? Ci troviamo alla Union Coop di Umsukeim. Union Coop è una catena di supermercati diffusa un po' in tutto il territorio che ha un'intera area dedicata ai prodotti italiani ed è proprio qui che faremo oggi la nostra spesa. Union Coop non è solo un supermercato di prodotti italiani, ma siamo all'interno di un supermercato di un'area ben più grande dove ci sono veramente prodotti da tutto il mondo. C'è la zona con i freschi come questa alle mie spalle, frutta, verdura, fanno i succhi freschi, c'è la bakery poco di lato, dalla parte opposta troviamo la parte con la macelleria e la pescheria, al piano di sotto c'è una farmacia, ci sono vari negozi, quindi è un posto dove puoi fare la spesa veramente per qualsiasi esigenza, non solo alimentare e non solo di prodotti italiani. Quindi vieni qui e poi puoi prendere veramente qualsiasi cosa. Vai a prendere il tuo carrellino. Brava. Okay. Allora, formaggi. Che prendiamo? Stracciatella. Sì. Due di stracciatella. Serve altro? Andiamo. Io vado a prendere il tonno. Amore, ci sono anche le vongole. Ho trovato le vongole sgusciate, la prima volta che le vedo. Ho preso il tonno in vetro, che qui c'è. Tra l'altro, allora, il tonno in vetro qui, 26 dirham. Il tonno in vetro, 26 dirham. E tanto c'è anche un'offerta, sai? Allora, amore, salsa tartufata, una o due? Ah, guarda, c'è un pasta kit. Kit per fare spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Può essere idea regalo carina per Monica Antoni. Ma come parla in italiano? Sì. Ti ho visto sì, che stai mangiando. Sì. Ti ho visto che stai mangiando, Ho studiato in Italia. Hai studiato in Italia? Dove hai studiato? Io ho una scuola privata di design. Ah, fantastico. All'UIL. Ah, sì, sì, conosco. Scusami. Cosa? Casa. Ah, un po' di arabo. Anna Burundani. Ah, dove sei? Anna in Italia. Ah, Italia. Ask if by me now. Ah, wow, mashallah. Yasmin. Ciao Yasmin. Bimba, saluta. Assalamu alaikum. Come mai parla arabo? Ah, il madrasa. Ashwai. Ti scrivo il tuo nome in arabo? Sono calligrafo, sono artista. Davvero? Dai, scrivo in arabo. Come si chiama? Adelaide. Adelaide Jasmine. Oh, sei fortunata che sei incontrata. Tu sei calligrafo.
invece. Vai a prendere due. No, gli gnocchetti sardi. Guarda che bella confezione. Pasta senza glutine. Vuoi quella? Va bene. Bravo, mettila nel tuo carrellino. La prossima volta lo facciamo. Cos'è? La pasta dei cuccioli. Va bene. Vai. Wow, che bello questo. Andiamo a prendere l'olio. I pigrissini? Va bene, sì, anche il cioccolato. Sound check. Allora, credo che abbiamo preso tutto. Adesso non ci rimane altro che andare a cucinare e aspettare gli ospiti che arrivano. Quindi mi raccomando, tra un po' vedrete che cosa andiamo a preparare per pranzo. Dopo questo lauto pranzo condiviso con degli amici speciali, torniamo a parlare finalmente di quanto abbiamo pagato per questa spesa. Considerando la promozione, quindi lo sconto che siamo riusciti ad ottenere, 50% su gran parte dei prodotti, alcuni al 25%, alcuni al 75%, alcuni a prezzo pieno, il costo finale di questa spesa è stato di 1107,25 dirham, quindi all'incirca 250 euro, che non è pochissimo, cioè non è la classica spesa quotidiana che potremmo fare ovviamente a un discount, ma considerate anche
quanti pacchi regali abbiamo preso, la confezione di pasta, il piatto con la ceramica, le linguine al tartufo, la salsa di tartufo, quindi sicuramente non è stata una spesa quotidiana, ma questi prezzi sono assolutamente competitivi con quelli che si potrebbero trovare in un supermercato in Italia. Adesso aspetto i vostri commenti. Ma salama!